Obviously proud of the effort. Happy with the result. It was nice to be back in the building after about 4 weeks. I think that really gave us a boost after the week we've had. So obviously sometimes the shots are gonna fall, sometimes they're not. But today was one of our better defensive performances. And Grimsey's not a team that kind of doesn't reflect their record. So, thought it would be tough. It was, and our guys stayed through it even when things weren't going well. And we're bene, buonissima partita. A volte siamo contenti di essere tornati nel nostro palazzetto dopo 4-5 settimane che mancavamo. Non abbiamo giocato qua e sicuramente ci ha dato. Il fatto di tornare qui ci ha dato una grossa mano sulla partita. Poi, per quanto riguarda il discorso tecnico, a volte i tiri entrano, a volte non entrano, però penso che poi la differenza stasera sia stata da un nostro sforzo e lavoro difensivo che poi ci ha permesso di stare sempre uniti anche quando non eravamo avanti, e poi questa cosa ci ha permesso di fare un break verso la fine del terzo quarto e ce lo siamo portati avanti. Anche nel quarto. Brindisi sicuramente non è una squadra da cui il talento in campo riflette la loro situazione di classifica, sono molto meglio di quanto non dica la classifica. E quindi sono orgoglioso del fatto che questa sera siamo riusciti a vincere questa partita. Sia stasera che a Newark la squadra ha fatto fatica tempo, quando ha tirato tanto da tre punti, ha sbagliato tanto e ha fatto molto bene nella ripresa quando ha attaccato di più ferro, che sono l'esempio principale, trovando punti, trovando falli per gli avversari. Perché questa differenza? Something we have to take a look at, first time out, as we talked about. Because when we did get to the paint there in the first quarter, and then we hit a corner three, pass out for corner three, and then we got to the line once or twice and found some passes. So to us, it's just being willing to attack the gaps, and definitely changed in the second half, and even after the first half, I think. And we did shoot a lot of threes. I think we shot 26 in the first half, and I don't think they were bad shots. I think the problem with the first half was we defended really well, and our transition offense was terrible. We turned it over so many times, and a couple of them, they ended up getting a transition basket. So I think it could have looked a lot better if we handled those situations. Sì, è vero. Tra il primo e il secondo tempo abbiamo fatto delle scelte diverse, anche se non penso che i tiri nel primo tempo fossero tiri presi male. Lì la differenza poi anche nel punteggio è stata che, avendo poi magari lavorato bene in difesa, il nostro gioco in transizione in attacco sia stato veramente brutto, un disastro. Non abbiamo capitalizzato magari qualche pallone in più in velocità che abbiamo portato avanti. E nel primo time out che ho chiamato, ho chiesto appunto di non fossilizzarci soltanto sui tiri da tre. In un paio di occasioni prima era successo che con un passaggio in angolo eravamo riusciti poi a penetrare, a trovare un canestro facile da sotto, ed è quello che vogliamo fare. Ovviamente poi sono cose che dobbiamo valutare, guardare. Non è che sia voluto il fatto di non attaccare il canestro nel primo tempo rispetto al secondo, sono le cose poi di partita. Ander? Coach, un appunto, è vero che Varese è un giocatore di velocità, però in questa sera sono stati persi tanti palloni, ho sbagliato qualche tiro per molta precipitazione, cioè un conto è giocare in velocità, un conto è aprire sempre il rimbalzo così in maniera quasi automatica, senza guardare dove c'è il difensore. Si riesce a lavorare su questo settimana per evitare certe palle perse imbarazzanti? Yeah, we'll take a look, we'll watch it with them. If things happen in the game, and to me, I think one of the benefits was we didn't stop attacking, just because we did that happened. Some of it's decision making, some of it's at some point you're playing to draw a foul instead of attacking. You're much better when we're just playing basketball. But it's something we'll take a look at.
tonight and tomorrow, and then there's something specific, but I don't have that in mind right now, so I watch the tape. È chiaro che ci dobbiamo lavorare. Sicuramente bisognerà valutare tutte le situazioni, quello che è successo stasera quando abbiamo buttato via questi palloni, per vedere se c'è qualche denominatore comune negli errori, per cercare di lavorarci sopra magari già nei prossimi due allenamenti. È chiaro però che il fatto di dover giocare in velocità, fa parte del nostro tipo di gioco. Se rallentassimo, e poi gli errori possono succedere, ma se rallentassimo troppo presto, poi dopo ne risentirebbe tutto il resto della partita. Invece penso che nel terzo e nel quarto siamo andati via molto, molto meglio, ma è anche perché appunto vogliamo sempre cercare di velocizzare l'azione. Posso? Coach, nell'ultimo periodo, anche prima della pausa, McDermott è un po' in difficoltà soprattutto in attacco, fatica a segnare. C'è secondo lei un motivo, magari un calo di forma, o è solo, deve solo ritrovare la differenza? I think he's a shooter and tends to be when you see one go in, they all start to go in. But the other thing about Sean is we're really tasking him with the best perimeter defender. So even though he might have so many points on the score, what he's taken off, really going back to, I think, we're asking a lot of him because he's a good player. And he makes good decisions and I have no problem with the shots he's taken, and I have full confidence that I drew the last play of the Nimbert game up. I trust that those are problems. Allora, lui è un buon giocatore, un ottimo giocatore. Non posso sicuramente imputargli il fatto che sta segnando, magari adesso sta segnando poco. Tenete presente che lui è il giocatore che noi scegliamo sempre di mettere in difesa sul loro miglior attaccante perimetrale, come per esempio successo a Spezza quando ha preso Bamford. Poi ovviamente uno è anche un tiratore designato, per cui è chiaro che in quelle situazioni lì, quando cominci a vedere che va dentro il primo, il secondo, poi va in striscia. In questo momento non sta succedendo, ma non ho nessun problema a chiedergli di prendersi comunque un altro tiro durante la partita. A Nimbur, per esempio, abbiamo disegnato da alcune situazioni verso la fine per lui, per tirare da fuori.